la brucellosi ha portato via 1500 capi. Animali abbattuti, totalmente sani. Evidentemente qualcosa non funziona. La carne, un capo infetto, viene rivenduta lo stesso. Questa carne finisce nelle nostre tavole. I nostri capi abbattuti sono andati alla Real Beef. Un grande impianto di macellazione, capacità di fornire grandi gruppi commerciali. Quelle carne costa poco, cioè i ritagli, quello diventa carne mondana. È una potenza colossale, è un giro immediato, miliardi di miliardi. Quale interesse può avere il sottoscritto rispetto al fatto che una macellazione si faccia di più in un macello anziché in un altro? Non si alimenta il business del morire. È una convinzione, è un sistema. La mozzarella di bufala campana DOP ha un giro d'affari di circa 600 milioni di euro. È il quarto prodotto made in Italy più conosciuto al mondo. La DOP che cosa è? Un prodotto che deve venire da latte di bufala mediterranea nell'ambito dell'area DOP individuata dalla legge. La trasformazione di questo latte, quindi la lavorazione, deve avvenire nel territorio dell'area DOP. È la prima regola della DOP. L'area DOP è nei territori di Caserta, Salerno, Napoli, Benevento, Latina, Foggia, Frosinone, Roma e Venafro. Ma il 66% della produzione è concentrata in provincia di Caserta, dove tra le bufale è esplosa un'epidemia di brucellosi e tubercolosi che, secondo gli allevatori, ha portato all'abbattimento di 140.000 capi. La brucellosi è una malattia che può provocare aborto, fa ridurre o addirittura rende assente la produzione del latte. Può accadere che una persona che beva quel latte prende la brucellosi. La tubercolosi è un'infezione che nel bovino può anche arrivare alla morte. Il problema reale è che la tubercolosi si trasmette attraverso il latte. La brucellosi ha portato via dal 2012 più o meno fino al 2014 1500 capi. Mi chiamano i responsabili dell'azienda dicendo che sono entrati le ASL per fare delle verifiche. Avrebbero riscontrato 64 bufale infette di tubercolosi. Prendetevele, macellatele e vediamo i risultati, ai prelievi che vanno fatti in autopsia. Tutte negative. Ma chi e come determina se un animale è infetto oppure no? L'istituto zooprofilattico è quasi la massima istituzione, è quello che ci fa gli esami. Vista l'inaccuratezza, abbiamo chiesto ma che cosa usate? Ci hanno detto questo Bovingham che è un prodotto svizzero. Il Bovingham kit che viene utilizzato per l'accertamento della tubercolosi sulle bufale è in fase sperimentale. È stato accertato nel corso di giudizio davanti al giudice amministrativo. È un kit prodotto da una ditta di livello internazionale che si chiama Thermo Fisher, che ha dichiarato che il suo kit non è stato validato per la specie Bubalus bubali. Per capire, non può essere un kit utilizzabile per la diagnosi della tubercolosi in vivo nel bufalo mediterraneo. Se Thermo Fisher, che produce Bovingham, dice che quel test sulle bufale mediterranee in fase sperimentale non può essere considerato certo, voi cosa rispondete? Abbiamo dimostrato che la metodica invece era reale, seria e dava la possibilità di dare un referto che non lasciasse dubbi. Se lei vuole fare una puntata apposta su questa prova, c'è la dottoressa De Carlo che l'ha messa a punto, le spiegherà tecnicamente e anche scientificamente. Con la nostra sperimentazione abbiamo smentito anche Thermo Fisher. Questo è il punto. Che però Bovigram lo produce, questo è. Gli deve ammettere che è singolare, su. È giallo ieri, il Bovigram. Siete rimasti. Infatti, gli stiamo dicendo. Se c'è i documenti, dateci i documenti su questo. Semplicemente, altrimenti. Diamogli i documenti che l'OIE sta approvando la metodica e sciogliamo sto nodo. Ma il documento che ci viene fornito contiene una mera valutazione della Thermo Fisher, che definisce la sperimentazione una base per consentire test più accurati. Mentre ad oggi l'unica specie di bufalo per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale ha validato l'uso del Bovingham è il bufalo africano, una specie diversa dal bufalo mediterraneo presente in Campania. Nessuno può affermare che il Bovingham sia stato validato così come richiesto dalle regole europee. Poi io e lei ci possiamo pure mettere d'accordo che facciamo una validazione, come ci parla a noi, ma questo però non ha nulla a che vedere con quanto viene richiesto dalle leggi. L'accertamento attraverso un kit che non è validato e ad alto rischio di essere fallace ha prodotto animali abbattuti totalmente, diciamo, sani. Ma dove vanno a finire tutti questi animali abbattuti?
privata degli organi infetti, la carne degli animali abbattuti viene regolarmente immessa nel mercato. La carne, un capo infetto, viene svalutata, però poi viene rivenduta lo stesso. Questa carne, dai macelli di Avellino, finisce nelle nostre tavole. I nostri capi abbattuti sono andati alla Real Beef. La Real Beef è un macello che si trova a Flumeri, in provincia di Avellino. È un'azienda del gruppo Cremolini, tra i più importanti produttori di carne al mondo. Nei suoi stabilimenti viene prodotta anche la famosa carne in scatola montana. Anche il presidente De Luca, insieme al direttore dell'Istituto Zooprofilattico Limone, ha visitato lo stabilimento nel maggio del 2019. Sono venuto a visitare un grande impianto di macellazione, che è il più grande impianto che abbiamo nell'Italia meridionale, uno dei più grandi del nostro paese, che ha realizzato una catena molto virtuosa, capacità di fornire grandi gruppi commerciali. Ma come mai le bufale infette della provincia di Caserta vengono spedite quasi tutte ad oltre 100 km di distanza? Spiegarcelo è l'imprenditore del settore. La bufala infetta non può spostarsi, deve essere macellata al macello più vicino, ce ne stanno tre. Ah, tu che ne viene da lì, che viene da casa assoluta, sì. Qual è il motivo? Il motivo era questo qua. La terza è il motivo, deve macellare luce la carne, si apre la carne. Quella è carne che costa poco, è carne sui ritagli, quello diventa carne montana. È una potenza colossale, è un giro miliardo, non i soldi, miliardi di miliardi. Abbiamo chiesto al gruppo Cremonini un'intervista per conoscere i flussi commerciali dello stabilimento di Flumeri. Ma l'azienda ha rifiutato, sostenendo che nello stabilimento di Flumeri non si produce la carne montana. Eppure, proprio nel documento di dichiarazione ambientale della carne montana, lo stabilimento di Flumeri risulta tra i siti di produzione. Senta, come mai la maggior parte dei capi mandati ad abbattimento della provincia di Caserta vanno a macello a Flumeri, in provincia di Avellino, che ha più di 100 km di distanza? Ma sono contentissimo di questa domanda. L'idea che una visita effettuata in quel macello, da parte mia, da parte del presidente, dovesse diventare una sorta di convenienza rispetto al fatto che quel macello è quello che macella di più i capi infetti, è una banalità, è una stupidità, è una fandonia veramente vergognosa. Quale interesse può avere il sottoscritto rispetto al fatto che una macellazione si faccia di più in un macello anziché in un altro? Atteso che... La domanda è un'altra, perché i capi che si devono abbattere fanno 100 km. Se fa 100 km o se va all'altro macello che è a Caserta, che cosa gli può infischiare al sottoscritto? Ora immaginare che questa condizione venga dettata da un ente perché c'è qualcuno che potrebbe avere interesse a macellare qui piuttosto che 80 km prima è un non argomento, è una falsità, è una menzogna. Se qualcuno questa questione la mette meglio sui social, io lo querelo subito. Noi non le abbiamo chiesto se lei ha un interesse, noi le abbiamo fatto una domanda specifica. Com'è possibile che fa 100 km? No, glielo dico io qual è la spiegazione. Il macello di Flumeri ha avuto una funzione nell'assorbire capi da macellare, perché è un macello molto grande. Se dovessero esserci altri macelli che sono in grado di garantire altrove e anche più vicini, io li preferirei. Stanno tre. Io ho provato a insistere che bisogna macellare nella nostra zona. Perché voi dovete portare l'acqua? Fare un prelievo dell'acqua e c'è una bruciella nell'acqua. Dopo 20 giorni mi arrivano al macello. 5 tori, 3 gioiente che non hanno mai fatto ride e 4 bufale che non mungono. Non può essere loro invece, non fanno latte. Eppure hanno battuto tutti gli animali. Dal 2017 al 2020 si registrano quasi 8.000 bufale in meno e 153 allevamenti hanno chiuso definitivamente solo nella provincia di Caserta. Eppure, il consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP comunica che dal 2018 al 2020 la produzione di latte è aumentata di 13.000 litri. Ma com'è possibile che ci sia più latte con meno bufale? Spiegarcelo è proprio un produttore di mozzarella di bufala. Mettiamo caso che tu sei un imprenditore disonesto e non vuoi diminuire la tua produzione di bufala DOP. Se continuano gli abbattimenti, il latte man mano poi diminuisce. Quindi a un certo punto sto latte dove lo vai a prendere? Non ho alternativa, che significa che non ho capito un latte a Cagliato, Bulgaria, Romania. L'importazione dall'estero non ci potrebbe essere, proprio perché né il lavorato, né il semilavorato, né il latte può venire da aree differenti da quelle DOP. Una volta arrivato il latte muto nel caseificio,
Il latte viene cagliato con siero innesto naturale e caglio, ricavato dal siero della lavorazione del giorno precedente. Il semilavorato, cioè la cagliata, arriva congelato, ma noi non sappiamo come è stato congelato, se è stato scongelato durante il trasporto, quali sono i sistemi di conservazione, se usano degli additivi, se si tratta di sostanze che possono fare male. Noi di tutto questo non sappiamo assolutamente nulla. Nel 2017 il consorzio ha votato una richiesta di modifica del disciplinare. Chi produce DOP può far entrare all'interno del proprio caseificio solo ed esclusivamente latte bufalino DOP. Poi dopo dovete chiedere al Ministero come mai non sta andando avanti questa richiesta. I consorziati hanno detto: questa è una richiesta di modifica disciplinare. Oggi le regole non sono queste. Questo documento del febbraio 2020 dimostra l'importazione di cagliata di bufala congelata dalla Bulgaria da parte di un'azienda della provincia di Caserta associata al consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP. Io denuncio anche i miei soci. Questo chiariamolo. È molto difficile con tutto il sistema di tracciabilità che è stato impostato andare a utilizzare dell'altra materia prima. Ci stanno questi fenomeni di importazione. È difficile poi andare a vedere se quella cagliata, importata, effettivamente lavorata per il DOP o per un prodotto non DOP. Se non c'è presente un organo di vigilanza fisso, chiaramente l'operatore può fare quello che vuole. Tra bufale presunte infette, capi abbattuti che diventano carne e latte importato dall'estero, a farne le spese sono gli allevatori, ma soprattutto gli animali, che continuano a morire. Ma è davvero impossibile fermare gli abbattimenti? Qualcuno mi addebita l'idea di stragista, io non mi sento uno stragista. L'obiettivo è eradicare la malattia. Bisogna sedersi al tavolo con gli allevatori e chiedergli: ma la malattia la vogliamo eradicare seriamente? Il programma di vaccinazione c'è stato per 5 anni, dal 2008 al 2013. Poi è stato interrotto e l'Istituto Zooprofilattico ad aver bloccato le vaccinazioni. Hanno abbandonato il programma di vaccinazione dicendo che ormai avevano raggiunto un tale livello di sanità degli allevamenti per cui consideravano la vaccinazione ormai superflua. Io dissi: guardate che secondo me si sta facendo un errore. La brucellosi da 2014 ad oggi non ha fatto altro che continuare a crescere. L'introduzione della vaccinazione oggi come motivo per eradicare la malattia, scientificamente ritengo che non sia la strada migliore. Avremo un riflesso sull'economia e sul mercato sicuramente importante, perché un latte che proviene da allevamenti che utilizzano la vaccinazione verrà sicuramente deprezzato. È assolutamente ovvio che un allevamento indenne, vaccinato o non vaccinato, è un allevamento sano, con animali sani, non infetti. E quindi è ovvio che questo è un allevamento che sicuramente sul piano della produttività e anche delle garanzie per la salute pubblica è sicuramente meglio. Secondo i dati del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala DOP, negli anni in cui si è svolto il piano vaccinale non c'è stato nessun contraccolpo economico. Anzi, le vendite sono addirittura aumentate. Anche nell'essere umano c'è la prevenzione, c'è il vaccino. Non capisco per quale motivo per le bufale non possa essere effettuato un piano comunque di prevenzione, così come si fa anche con il Covid. Vede, la catena di comando, se succedono queste cose ad oggi, evidentemente qualcosa non funziona. Non voglio pensare a loschi intrighi, perché parliamo di centinaia di milioni, e quindi mi viene sempre il sospetto che c'è dietro qualcosa di marcio. L'unica è la magistratura, di cui veramente ci sentiamo tranquilli, e dovrebbe fare luce su questa vicenda.